Ciao a tutti, Marcodrums Games. Ecco qua un nuovo video sulla R8 LMS Evo 19, un bel settaggio ragazzi, andiamo a fare questo bel settaggio. Partiamo con la configurazione base, vabbè le gomme potete fare quello che volete, dopo andiamo con regolazione altezza dal suolo 60-65, io queste prove le ho già fatte ragazzi, quindi vi faccio solo vedere la parte di cambiare i settaggi, ok amici? Ammortizzatore 35, 33, 45 l'ammortizzatore espansione. Allora, frequenza naturale 4,50 raga. Qui bisogna andare un po' più, okay, 4,50. Allora facevo una fatica incredibile a tenerla in strada, ho fatto già il video della Huracan, non c'è motivo di far vedere il prima come andavo, perché chiaramente come potete capirlo si andava un po' malino, eh? Allora la coppia 20, sensibilità accelerazione 15 ragazzi, si scende un po', eh? Dopo da questo mio settaggio potete fare tutte le variazioni, eh? Sensibilità 50 e poi ci spostiamo sulla seconda parte, 4,30 ci sta, 6,50 posteriore. Dovete comprare l'EQ e andiamo a portarlo a 96. Dovete comprare la zavorra e il 66 e il posizionamento della zavorra a meno 45. Ok. Limitatore potenza 100. Rapporto marce personalizzato da corsa, dovete comprarlo, 2,80, e poi portiamo a 122 la prima raga, quindi 122 di qua. Allora 122 facciamo 2580, 2580 ragazzi, 2580, 122. La seconda è 153, 2062, 2062, 153, poi 1704, 186, 180, 1700, è un po' un casino comunque. Allora, 1704, 186, 1451, 1451, 218, poi 1258. Dopo le marce e tutte queste cose potete anche modificarle come volete, intanto provate il mio setting, 1117, 294, 3462. Ok, qui lasciamo invariato, qui lasciamo invariato. Andiamo a misurarlo, 747, 562 di potenza. L'abbiamo tirata giù un po', ma vi posso assicurare che questo bolide poi andrà veramente forte. Andiamo a provarlo. Lo proviamo questa volta al mitico circuito del Lago Maggiore. Ok, circuito completo, giorno. Facciamo un giro di pista. Vediamo dal cofano. Non sarà magari il giro più veloce del mondo, ragazzi, ma solo per farvi vedere che non sottostessa e sovrastessa più la macchina. Come potete vedere, la parte curve prese un po' troppo sbrizzo, cioè potevo anche farlo un po' meglio. La macchina si comporta benissimo. Nella versione normale invece, quando andavi a toccare il freno, andava un po' dove voleva lei. È un po' come il settaggio che ho fatto per la Huracan, ragazzi, eh? Andiamo a concludere il giro e il video con i settaggi per Gran Turismo 7 di Marcodrums Games. Mi raccomando di mettere un mi piace, commentate, seguite il mio canale YouTube e andate anche a seguirmi su Twitch per le mega live. Grazie a tutti, come ok ragazzi, un grazie speciale a tutti per aver visto il mio video, seguite il mio canale e ci vediamo al prossimo video di Gran Turismo 7 e mille giochi che porto sia sul canale YouTube che sul mio canale Twitch. Ciao ragazzi, ci vediamo alle live, vi aspetto nelle live che sono veramente simpatiche. Ciao amici, ciao amici, ciao amici, ciao amici e amiche, ciao a tutti. BTC da Marcodrums Game Channel è tutto. Gran Turismo 7, settaggio per l'Audi R8. Ciao amici!